grazie. Grazie mille, ciao. E adesso siamo rimasti fuori dal portone. Unboxing. Allora, mi riesco ad ammazzare. Dunque, questo dovrebbe essere il famoso boia del video precedente. Eccolo qua. Speriamo che l'audio sia migliore. E poi un'altra chicca c'è, che non vi ho detto nel video, ovvero ho comprato quelli che non vi voglio bene. Io voglio aumentare la qualità dei video e farvi vedere delle cose assurde, ma per farlo mi devo attrezzare. Mazza quanta carta che spreca Amazon. Igienica, eccola qua, Apeman Travo A100 Action Cam. Allora, io direi apriamo prima il boia. Sono curioso di vedere il gatto, il gatto. Eccolo qua il gatto per il vento. Che bello. Vediamo se così evitiamo di far sentire il vento. Ah, ma è già messo, già calzato sul microfono, devo col microfono. Il jackino, porto per le vibrazioni. Poi cosa c'è ancora? Il jack per collegarlo alla reflex. Ah no, questo è per lo smartphone. E invece questo qua è per la reflex, o viceversa, come lo so adesso. Qua cosa c'è? Warranty Policy. Vabbè. Becchetto 16 umidità. Ma che carino. Boia su Amazon, vi lascio sotto il link in descrizione, 29,9 mi pare, se non ricordo male. Ma che bellino, sacchettino, metti dentro il microfono, adesso poi lo collegheremo, vediamo un po' come si sente, lo mettiamo tutto a posto, quindi era tutto sotto. Questo, ho letto qualche recensione negativa su questo qua, perché praticamente l'altra marca, che è il Rode, ha questi ammortizzatori che sono un po' più lunghi, quindi aumenterebbe la flessione del microfono rispetto alla reflex, rispetto al blocchetto che mantiene solidale il microfono allo smartphone e serve per diminuire le vibrazioni. Dai, sono contento, questo va bene. E adesso mi premeva un po' di più l'action cam. Qua voglio fare qualche video on board. Vediamo un po'. Ba-bam. Hello! Mazza il blocchetto di istruzioni. Va bene. Tipo un profumo di carta nuova. Eccola qua la pupetta. Ho letto le recensioni, anche questa qua l'ho trovata su Amazon a 99, ma l'altro giorno era in offerta a 69,9. È una 4K reale, quindi non è come le altre finte 4K che poi hanno il software che vanno a interpolare. Supportino, adesso vediamo che aggeggi ci sono, come supporti vari e ammendicoli vari. Carta la togliamo, apriamo, come si apre? Apriamo da qua. Mamma mia quanta roba che c'è, ho letto nelle recensioni. Cavetta per ricaricarla, un macello di accessori, tutti i vari attacchi. Ah, l'orologino da posta, così tu schiacci rec direttamente se hai la cam lontana da te. Batteria, dovrebbe avere due batterie, altri supportini, altro supportino. Mazza quanta roba che ti danno. Supporti e supportini, due feltrini, poi leggiamo bene le istruzioni. Altro supportino, supporto da manubrio, fighissimo, andiamo a fare un giro con la, devi portare a fare un giro con la Vespa. Oh, lo sportellino per tenerla chiusa in acqua, faremo anche delle immersioni quest'estate. Cordini, poi seconda batteria, due batterie, però ho detto che sto caricandola direttamente con l'USB, in teoria dovresti essere a posto, cioè non è che tutto devi sfilare la batteria per come la reflex, per intenderci. Pannetto. Boh, che dire, sono contento raga, ci vediamo al prossimo video e vediamo se la qualità è un po' più alta, che dirvi, ciao raga! Niente raga, devo provarlo, vediamo come si sente questo audio, sa, sa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, facciamo una prova microfono frontale, poi mi sposto parlando alla destra della macchina, proprio a destra,
differenza